essere limitativo. Al di là del fatto che il libro che presentiamo stasera si intitola Scipione l'Africano, l'invincibile che rese grande Roma, e siamo quindi alcuni secoli prima dell'impero bizantino in ogni caso. Ma Gastone Breccia, oltre che bizantinista, è esperto di storia militare. Chiedo scusa a quelli che stanno entrando adesso, ma abbiamo cominciato per l'ansia che poi allo scadere dell'ora si deve finire, ma abbiamo appena cominciato. Dicevo che è uno storico militare e, come molti storici militari, ha capito, credo, abbastanza presto che gli storici militari non hanno bisogno di restare chiusi in un periodo, perché anche se ogni epoca ha le sue specificità, le sue fonti, i suoi problemi, però per studiare la storia militare, analizzarla, riuscire a capire i problemi e riuscire a spiegarla ai lettori, ci vogliono certe caratteristiche che sono appunto quelle dello storico militare e che sotto molti aspetti sono le stesse qualunque sia l'epoca di cui ci si occupa. Ecco perché gli storici militari molto spesso passano da un libro sulla guerra al tempo degli antichi romani a un libro sulle guerre afghane o sull'arte della guerriglia attraverso i secoli, tanto per citare solo alcuni degli ultimi libri di Gastone. Ma appunto il libro su cui ci concentriamo oggi è questa biografia di Scipione l'Africano, pubblicata nella collana dei profili della Salerno Editrice. Un libro, stavo per dire, di 250 pagine, di testo più di 300 con gli apparati, su un personaggio di cui in realtà si sa pochissimo, a dire tutta la verità, no? Scipione l'Africano ha questa caratteristica che sorprende chi non ha l'abitudine a riflettere sulla storia antica e sulle enormi lacune delle nostre conoscenze. Quello che voglio dire è: noi siamo abituati a studiare la storia a scuola, e la storia si studia su manuali che ti raccontano una serie di avvenimenti e non si soffermano sulle cose che non sappiamo e che ti danno quindi l'impressione che noi sappiamo più o meno tutto. La verità è che del mondo antico non sappiamo quasi niente. Poi, avvicinandoci al Medioevo, al mondo bizantino, ne sappiamo qualcosa di più, di tempi più recenti sempre di più, ma del mondo antico non sappiamo veramente quasi niente. E quindi noi però sappiamo che ci sono stati grandi avvenimenti e grandi personaggi. Chi non ha sentito nominare Scipione l'Africano? Allora la sfida di scrivere una biografia di Scipione è la sfida di far capire come mai quest'uomo è un personaggio storico di enorme grandezza, anche se io credo che l'autore appunto a ogni pagina abbia dovuto dirsi: già, chissà poi. Io l'ho notato perché succede anche a me in queste situazioni, quanto spesso tu dici: ce lo possiamo immaginare che... E ce lo possiamo immaginare, uno storico lo dice quando sa che la certezza non l'avrà mai. E però lui ne sa abbastanza del contesto da suggerire, no? Ecco. Allora, Scipione si trova in quella situazione curiosa in cui si trovano molti grandi generali della storia. È un grande generale famoso perché ha sconfitto un grandissimo generale. Scipione è l'uomo che ha sconfitto Annibale. Annibale è l'uomo, è il generale che ha messo alle corde Roma. Annibale è il generale che nella seconda guerra punica ha inflitto a Roma la più terrificante delle sue sconfitte, Canne, e Scipione è l'uomo che ha sconfitto Annibale. A questo punto uno si aspetterebbe che nelle classifiche dei grandi generali Scipione fosse più in alto di Annibale. Invece, quando si fanno le classifiche dei grandi generali dell'antichità o di tutti i tempi, Annibale è sempre ai primissimi posti e Scipione no. Non è un caso raro. Pensate alla battaglia di Waterloo. Nella battaglia di Waterloo Lord Wellington sconfigge Napoleone, sbaraglia Napoleone. Se uno va a vedere la carriera di Napoleone, è la carriera di un grandissimo uomo di guerra che ha avuto straordinarie vittorie e anche tremende sconfitte. Se uno va a vedere la carriera di Wellington, è la carriera di un generale che non ha praticamente mai perso una battaglia in vita sua. Diciamo che quel paio di volte che ci è andato vicino, la sua macchina propagandistica è riuscita a nasconderlo. Anche Scipione non ha mai perso una battaglia in vita sua. E tuttavia si trova in questa scomoda situazione appunto di essere l'uomo famoso perché un altro, un genio, di fronte a lui ha dovuto capitolare. C'è una scena nel tuo libro, quando racconti questa
vicenda, questo momento quasi leggendario, prima della battaglia di Zama, in cui Annibale e Scipione si incontrano. Ed è vero questo avvenimento, sembrerebbe, non è leggendario come può sembrare. Ecco, allora, Scipione, innanzitutto questo, Scipione è un grandissimo generale, è un mediocre politico, come sembra di capire, capite qual è la difficoltà? Che fosse un grande generale non c'è dubbio, perché noi abbiamo resoconti precisi di Polibio, di Tito Livio, su quelle battaglie, su come si sono svolte. I resoconti precisi sugli intrighi politici nella Roma di allora non li abbiamo. Cosa si dicevano i Fabi e i Corneli nelle loro riunioni di partito? Non verbalizzavano mica niente. E quindi ricostruire la carriera politica di Scipione è stata, mi sembra di intuire, una sfida molto più dura che non ricostruire la sua carriera di generale, no? Ecco, allora, per primissimo, io poi ho tantissime curiosità, se non perdo il foglio, ecco, però prima di tutto dici tu, insomma, il tuo Scipione, ecco, chi è veramente quest'uomo? Chi è Scipione? Bene, hai già... Nel senso che lo saprai, chissà. Se non lo sai tu possiamo rinunciare. Hai già toccato un punto fondamentale, la questione delle fonti. Sappiamo pochissimo del mondo antico, molto meno di quanto vorremmo sapere. In particolare entriamo poco nella mente dei protagonisti. Scipione non ha lasciato una riga scritta. Di fatto non sappiamo cosa pensasse degli avvenimenti in cui rimaneva coinvolto. Quindi abbiamo un'idea abbastanza precisa, per fortuna, dei grandi fatti. Sappiamo che aveva 4 legioni a Zama, sappiamo come ha manovrato queste legioni sul campo, o almeno con una certa approssimazione possiamo ricostruirlo, e lo sappiamo, in cui abbiamo un po' di fortuna, perché Polibio parla con Gaio Lelio, cioè col suo migliore amico, braccio destro, luogotenente, che gli racconta, molto anziano, ma fa in tempo a raccontargli quello che ricorda di molte esperienze militari che ha condiviso con Scipione. Quindi i grandi avvenimenti riusciamo a ricostruirli, ma l'animus di Scipione ci sfugge, per cui hai ragione, molto spesso uno deve dire, immagino che Scipione in questo momento pensasse così, o cercasse di impostare la sua azione politica con questo scopo, ma non possiamo esserne sicuri, certamente non possiamo esserne sicuri. E questo è un limite di chi fa storia antica, è un limite di chi scrive una biografia, ma è anche il fascino di una biografia di questo tipo, perché uno propone al lettore una sua interpretazione di un personaggio che per certi aspetti sicuramente è stato un grande, e qui possiamo anche discutere delle tracce che ha lasciato nell'organizzazione dell'esercito romano, nel modo di fare la guerra, quanto è stato bravo a innovare il modo di fare la guerra, trasformando di fatto le vecchie legioni manipolari nelle nuove legioni coortali, è sua responsabilità, quanto è stato bravo a imparare da Annibale, perché lui capisce alcune delle innovazioni tattiche di Annibale messe in atto a Cannae, ad esempio, e le applica con delle varianti geniali sul campo, sui vari campi di battaglia, da Becula a Ilipa e poi a Zama. Quindi alcune cose le possiamo descrivere con precisione, altre rimangono nell'ombra, e lì chiaramente lo storico ha anche il dovere di proporre una sua interpretazione, segnalando che è una sua interpretazione, certamente. Ecco, questo, tu sei già entrato nella questione delle legioni e dei manipoli e delle coorti. Questo è il libro di uno storico che è però anche uno storico militare. E la storia militare, che è stata per tanto tempo una delle branche più noiose della storia, da un po' di tempo invece è una delle branche più affascinanti e più appassionanti. Per molto tempo la storia militare ha creduto appunto che ci sia una razionalità negli avvenimenti e che quindi gli avvenimenti di una guerra, di una battaglia, si possano descrivere dicendo il generale ha fatto quel piano, ha dato quegli ordini, le truppe hanno fatto quei movimenti, ecco. Poi un giorno gli storici militari si sono accorti che non è vero niente, che le cose non succedono così, che è già molto se un generale ha qualche idea sul da farsi, dopodiché dà degli ordini. Ma come li dà? E come arrivano? Arrivano questi ordini? Che meccanismi ci sono per farli arrivare? Quelli sì cambiano da un'epoca all'altra. Scipione mandava uno a cavallo, Rommel nella seconda guerra mondiale da un tank all'altro poteva provare con la radio, faceva una certa differenza, ma è fondamentale sapere che non è detto che gli ordini arrivino. E se gli ordini non arrivano, le truppe in campo e i loro ufficiali sono state addestrate a reagire di iniziativa oppure no? Ecco, una volta che ti poni queste domande capisci che un esercito non è un meccanismo, un ingranaggio, è un insieme di persone che cercano di fare delle cose
E tutta la storia in fondo è questo, la storia vuol dire studiare com'è che gli esseri umani cercano di fare delle cose, in genere riuscendoci maluccio, in guerra riuscendoci sempre piuttosto male, perché la guerra fra tutte le attività umane, io non l'ho mai fatta ma la studio da tanti anni, credo che sia la più difficile in assoluto, perché voi capite, la guerra è l'unica attività in cui tu vuoi fare qualcosa e c'è qualcun altro il cui unico scopo nella vita è di impedirtelo. E allora capire queste interazioni è veramente, credo, una delle essenze oggi della storia militare. Sicuramente, no? Guarda, il fascino della storia militare è che tu vedi in azione uomini che cercano di fare una cosa difficilissima, con, come dicevi tu, contro altri uomini il cui principale scopo è impedirglielo. Quindi è chiaro che qualsiasi piano incontra subito delle difficoltà impreviste, perché non si riesce a entrare nella testa del nemico così bene da sapere in anticipo cosa cercherà di fare per ostacolarti. E qui Scipioni dimostra appunto la sua genialità, a mio parere, una cosa che credo di aver capito studiandolo, che lui è molto elastico, è molto pronto a, diciamo, a mutare il suo schieramento, i suoi piani di battaglia secondo quello che accade e che è necessariamente imprevisto, perché non è possibile appunto entrare nella testa del nemico. Non solo, ma che sapendo questo, lo schieramento iniziale nelle sue battaglie è già predisposto per adattarsi a situazioni diverse, a quelle che possono essere appunto le difficoltà che si incontreranno. Non ha un piano preciso fino all'ultima virgola che poi andrebbe, no, certamente in crisi di fronte alla prima mossa non prevista del nemico, sicuramente. E il fascino della storia militare è questo, senz'altro, è che le società, non solo gli individui, ma in guerra sono di fronte a una prova durissima, una prova difficilissima che mette in gioco tutte le loro convinzioni, le loro qualità più profonde. E Roma, infatti, la Roma repubblicana alla fine del III secolo a.C. è uno Stato che dimostra la propria solidità, la propria grandezza, superando la prova terribile della guerra annibalica, superando veramente il confronto con quello che era considerato il più grande generale dell'epoca, con un esercito tra l'altro molto ben addestrato che lo seguiva ovunque, perché i veterani di Annibale lo seguono fino all'ultimo giorno, disposti a morire per lui. Beh, Roma dimostra di essere una società così solida da superare questa sfida. E Scipione, perché nel sottotitolo abbiamo scritto, no, che rese grande Roma, perché Scipione nei vent'anni in cui di fatto combatte per Roma è senz'altro il più abile comandante delle legioni di Roma, è quello che riesce a utilizzare meglio lo strumento che però lo Stato mette a sua disposizione, la Repubblica mette a sua disposizione. Ecco, la differenza fra la vecchia storia militare e quella nuova viene fuori in pagine di questo libro, come quella in cui appunto c'è l'analisi di un argomento che molti di noi si ricorderanno dai manuali del liceo e anche delle scuole medie per la nostra generazione, forse addirittura delle elementari in realtà. Avete presente lo schieramento della legione romana coi manipoli di 120 uomini su tre file, gli astati, i principes, i triarii, dove sembrava che la cosa importante fosse che si chiamavano astati, principes e triarii, che potessero avere delle funzioni diverse, ecco, quello in genere non ci si arrivava. Qui invece c'è lo storico militare che dice: ma se si schieravano così? E se gli storici antichi ci dicono era uno schieramento formidabile, schierati così facevano a pezzi tutti, e tu lo guardi e dici: ma perché? Bastava mettere, ecco, e ci ragioni su, e alla fine arrivi a capire sotto i diagrammi e gli schemini la realtà di masse di uomini che devono essere manovrate dai loro comandanti, poter rispondere agli ordini e alla fine fare meglio di chi hanno di fronte, no, il compito che gli è stato proposto. E poi però naturalmente, se la storia militare oggi è qualcosa di appassionante, è anche perché da 50 anni, grazie a John Keegan, abbiamo capito che raccontare una battaglia vuol dire anche cercare di indovinare cosa provava chi era lì. E allora ovviamente questo cambia da una battaglia all'altra, da un'epoca all'altra. Nell'epoca di Scipione vuol dire chiedersi: ma se tu sei un legionario lì in prima fila, e il nemico è lì a poche centinaia di metri di distanza, cosa vedi? E cosa provi quando le loro file cominciano a aprirsi e vengono fuori gli elefanti? E cosa senti? Che rumore senti quando gli elefanti cominciano a correre verso di te mentre tutti battono l'arancio sullo scudo? No, ecco, questo vuol dire anche fare la storia militare. Dopodiché, no, ecco, sugli elefanti però ho una curiosità, devo dire. Perché
Gli elefanti ovviamente rappresentano il punto di maggior fascino per il grande pubblico delle guerre puniche. Tuttora dove abito io in Piemonte c'è gente che va in giro per i passi alpini a vedere se scavando si trovano degli escrementi di elefante, in modo da poter dire che Annibale è passato di lì. E in genere la scoperta che gli elefanti di Annibale gli sono tutti morti il primo inverno è una cosa che delude tantissimo poi, perché gli elefanti, notoriamente Annibale li usa a Zama, ne ha tantissimi anzi, notoriamente Scipione neutralizza gli elefanti con un trucchetto di una banalità sconvolgente, cioè lascia degli spazi fra i reparti, allinea i manipoli in modo che ci siano dei corridoi, gli elefanti si precipitano nei corridoi, dopodiché escono di scena. Non si sa più cosa è successo con gli elefanti. Tu stesso con qualche imbarazzo dici, ma scappano, e va bene. Però, posto che ciò ci fa pensare che gli elefanti fossero una buffonata, e tu stesso, quando cerchi di immaginare cosa pensavano i soldati che se li vedevano arrivare contro, hai l'impressione che se eri un giovane inesperto, una recluta, ti facevano paura, ma se eri un legionario che ne aveva viste altre. Però la domanda è, perché i romani si fanno consegnare gli elefanti dei cartaginesi e poi li usano loro regolarmente in guerra, e nelle grandi battaglie che vincono nei decenni successivi i romani schierano sempre gli elefanti, che quindi non dovevano essere una buffonata, visto che i romani, gente che la guerra la sapeva fare, li usano. E però perché mai e poi mai noi visualizziamo un esercito romano con gli elefanti? Cosa c'è dietro a questa storia? Allora, intanto sulla fuga degli elefanti durante la battaglia di Zama e sul fatto che non ne sappiamo più niente dopo che attraversano la linea di Scipione, secondo me entra in gioco il fatto che la nostra fonte è Gaio Lelio, attraverso, cioè Polibio ci racconta quello che ricorda Lelio, e Lelio non era nella zona dove gli elefanti di fatto hanno combattuto. Lelio con la sua ala di cavalleria si allontana dal cuore della battaglia, quindi lui non vede che fine fanno gli elefanti, non può raccontarlo a Polibio perché di fatto non lo ha mai saputo. Gli hanno detto anche a lui: sì, gli elefanti sono passati attraverso le regioni e poi si sono dispersi, e lui racconta questo, non ha un'esperienza diretta della fine che fanno gli elefanti. È probabile che lo stratagemma di Scipione funzionò, cioè gli elefanti vennero feriti dai Velites, vennero gettati in uno stato di terrore appunto, e invitati ad attraversare i manipoli, poi si dispersero alle spalle della fanteria romana, probabilmente alcuni reparti di fanteria leggera romana continuarono a incalzarli in modo che davvero si allontanassero dal campo di battaglia, ma comunque non ne sappiamo nulla dopo questa scena iniziale. Non voglio insistere sugli elefanti naturalmente, ma non c'era uno sopra che lo poteva guidare l'elefante? Ma probabilmente guidare un elefante ferito, imbizzarrito, non deve essere la cosa più facile del mondo, quindi anche quello sopra, e poi quelli sopra giustamente erano i principali obiettivi di chi aveva un giavellotto da sì. Quindi probabilmente cercavano di uccidere subito i guidatori degli elefanti, no? Altra cosa, perché i romani si fanno consegnare gli elefanti al momento della resa di Cartagine, insomma del trattato di pace? Beh, perché sono uno status symbol, prima cosa. Gli elefanti sono il segno della potenza militare di uno stato. Quanto poi fossero efficaci in battaglia se ne poteva discutere, ma avere 80 elefanti da guerra, possenti, con la loro torre sopra, eccetera, era il segno che tu eri più ricco e più forte dei tuoi vicini. Invece la questione che hai posto per ultima è quella effettivamente più complessa. Poi i romani li riutilizzano e in qualche misura anche in maniera efficace, ma nelle fonti anche gli scrittori romani sembra che non ne vogliono parlare tanto, no? Perché è come se fossero un'arma non tradizionale. I romani sono estremamente tradizionalisti in quanto alla loro storia militare, per cui sono soltanto le quadrate legioni che devono vincere le battaglie, le armi che prendono in prestito non le vogliono mettere proprio sotto la luce dei riflettori, quindi gli elefanti vengono utilizzati ma non se ne parla poi troppo. Quanto fossero poi efficaci effettivamente se ne può discutere all'infinito, se ne può discutere caso per caso. Nella battaglia di Magnesia, che è trattata nel libro, gli elefanti combinano un bel pasticcio ai loro padroni, perché alla fine calpestano la loro fanteria anche in quel caso, terrorizzati sempre. Quindi le notizie che abbiamo non sembrano deporre a favore della loro efficacia sul campo di battaglia. Certamente erano qualcosa di impressionante, quindi averli tra le proprie file all'inizio di una battaglia poteva impressionare il nemico e comunque costituire appunto una dimostrazione di potenza e di ricchezza tale da incutere timore. Rimane il problema.
comunque... Sono d'accordissimo, rimane una questione aperta. Senti, c'è un passo, tu descrivendo, raccontando una battaglia, a un certo punto riporti una fonte, arriva un messaggero al comandante e gli dice: i nemici sono in fuga, non lasciar passare l'occasione propizia, i barbari non sostengono il nostro assalto, è il tuo giorno, è la tua occasione. Chiunque di noi, leggendo questo passo, penserebbe che si tratti di un generale romano che riceve la notizia che i barbari contro cui sta combattendo sono appunto in fuga, stanno cominciando a cedere. Invece, questo è un messaggero che arriva dal re Filippo di Macedonia sul campo di Cinocefale, e il re Filippo sta combattendo i romani e i barbari messi in fuga sono i romani, per l'appunto. Poi alla fine non scapperanno, la battaglia la vinceranno loro. Però questo ci offre lo spunto per ricordarci una cosa che è ovvia, ma a cui non pensiamo mai. E cioè che prima di un'epoca in cui i romani si confronteranno con i barbari e allora ci saranno le invasioni barbariche, c'è stata una lunga epoca in cui erano i greci che si confrontavano con i barbari. E i barbari erano tutti quelli che volevano invadere la Grecia, che non erano greci. E quindi i romani erano barbari. Sul campo di Cinocefale i macedoni stanno combattendo dei barbari che vengono da occidente, mentre i persiani venivano da oriente, ma sempre barbari sono. Allora, da questo io volevo allargarmi per chiederti: ma questi romani, questa Roma del III secolo, di cui sappiamo poco appunto, e che comunque non è quella che è del nostro immaginario, cioè noi quando pensiamo ai romani, ma anche soltanto i legionari romani, il loro armamento, il loro aspetto, no? Ovviamente noi abbiamo in mente la Roma e i romani e i legionari del tempo di Cesare e di Augusto fondamentalmente. Qui siamo due secoli prima, quanto erano diversi? C'è il tema delle élite romane che cominciano a seguire le usanze greche e Scipione è un rappresentante di questa linea e si scontra con quelli che sono ostili a questa linea, ma appunto al di là di questa ristretta élite grecizzante che fa delle cose scandalose agli occhi dei vecchi senatori, tipo andare in palestra, ecco, cose di questo genere, mollezze appunto da orientali, e mi vengono in mente gli ebrei che qualche secolo dopo avranno lo stesso problema, quando ci sono elite ebraiche che sotto il dominio romano cominciano appunto a adottare usanze greche più che romane e andare in palestra precisamente, e anche lì i tradizionalisti considereranno dei traditori. Ecco, questa Roma del III secolo, al di là di queste ristrettissime elite che possono permettersi il contatto con la cultura greca, quanto assomiglia a quella che conosciamo, che ci immaginiamo, e quanto era un posto molto più strano di quello che potremmo credere? Direi che assomiglia poco alla Roma di Giulio Cesare, alla Roma della fine della Repubblica, ed è uno dei motivi di fascino di quest'epoca, perché la Roma della fine del III secolo è ancora una grande, diciamo, polis contadina che si sta trovando quasi da un decennio all'altro proiettata su uno scenario che non è più quello della lotta per il predominio nella penisola, ma è uno scenario ormai di dominio mediterraneo. E Scipione è il protagonista di questa trasformazione in pochi anni, di fatto. Quindi sono dei contadini abituati a ragionare nel chiuso del loro orizzonte, che si trovano proiettati dalla Spagna all'Asia, all'Africa, in un mondo enorme, effettivamente enorme, che stentano a dominare con la propria cultura, con le proprie capacità anche intellettuali, che sono limitate ancora. Per cui le élite di cui Scipione fa parte sembrano veramente un po' distaccate dalla massa dei cittadini, che poi forniscono la carne non da cannone ma da giavellotto, no? Ed è un momento di trasformazione rapida di cui le élite sono chiaramente i primi interpreti, e per questo si scontrano, perché c'è chi come Scipione vorrebbe una transizione dolce verso una civiltà più morbida, più delicata, che accolga influssi orientali, e chi invece vuole assolutamente che la civiltà romana rimanga, diciamo, fedele a se stessa, per capirci, e quindi che chiuda assolutamente a tutto ciò che non è romano, che non
non appartiene al Mos Maiorum. Ed è da questo conflitto che nascerà poi la tarda Repubblica e poi la nuova Roma, diciamo così, cesariana. Ma riguardo alla barbarie dei Romani, ecco, volevo aggiungere una cosa. Non bisogna stupirsi che a Filippo di Macedonia, che agli orientali i Romani apparissero barbari, perché effettivamente erano più rozzi. E parlando da storico militare, combattevano con una ferocia che sembrava veramente disumana ai falangiti di Filippo, che non è che fossero proprio delle mammolette, diciamo, no? Quindi i falangiti di Filippo V di Macedonia, quando si trovano aggrediti con il gladio in pugno dai legionari di Roma, a un certo punto dicono basta, noi a questo gioco non ci giochiamo più, alzano le loro salisse, queste lance lunghissime, che era il segno condiviso con gli altri regni ellenistici di resa, perché dicono no, noi ci dichiariamo sconfitti, i Romani non tanto per cattiveria, ma non sanno che questo segno vuol dire resa, e continuano ad ammazzarli senza che questi disgraziati con quest'arma ingombrante riescano a fare niente. E la fama della ferocia romana si diffonde talmente nel mondo ellenistico che i Romani quasi molto spesso hanno vinto prima ancora di cominciare a combattere, perché gli eserciti ellenistici sanno che devono affrontare un nemico che ragiona e si comporta in un modo che non è il loro, e purtroppo per loro in guerra in un modo più crudelmente più efficiente. Questo fa il paio con l'altra cosa che tu noti, che racconti, che dice Polibio, che spesso quando i Romani conquistano una città massacrano ogni essere vivente, ma non soltanto uomini, donne e bambini, ma gli animali. Polibio dice proprio, dopo che sono passati i Romani trovi i cani sventrati, gli animali domestici fatti a pezzi, e sono cose che appunto quando le faceva Attila, le farà Attila re degli Unni, noi avremo un certo giudizio. Invece i Romani le facevano normalmente, sia pure allo scopo politico di spaventare i nemici e far sì che la prossima città si arrenda. Ma questo si dice anche di Attila, peraltro, che lo faceva per quello. No, ecco. Dopodiché questi Romani sono effettivamente abbastanza spaventosi. E con questo tema di un mondo sospeso fra una cultura arcaica e la modernità, che poi è il razionalismo greco, ellenistico in fondo, si collega un'altra cosa che ti volevo chiedere, cioè appunto il ruolo degli dèi, il ruolo dei riti religiosi, che continuamente attraversa il libro, perché la guerra è un atto religioso naturalmente, e il suo esito è determinato dagli dèi, crede il popolo. Noi conosciamo meglio appunto le élite romane del tempo di Cicerone e di Cesare, che praticavano quello che tu hai chiamato, mi pare con un'espressione bellissima, il pallido monoteismo, ecco, filosofico, e che non credono più a niente, sembrerebbe, o quasi. Io mi ricordo, c'è un romanzo americano di Thornton Wilder che si chiama Idi di Marzo, che racconta l'assassinio di Cesare, e in questo nell'apertura di questo romanzo Cesare, che deve andare in Senato, lascia un appunto per il suo segretario e dice: lasciami un elenco delle previsioni degli aruspici, quindi degli indovini che, esaminando le vittime, dice: me ne servono 3 favorevoli, 3 sfavorevoli e 3 ambigui, perché non so bene di che cosa avrò bisogno. Allora, Scipione, però non ho ben capito se secondo te è già uno di questi che usano, come dire, un po' cinicamente, come poi continueranno a fare sempre, perché poi per secoli e secoli anche gli imperatori prima della battaglia avranno il sogno e usciranno dalla tenda raccontando che hanno fatto il sogno e così via. Non ho ben capito se appunto è come Giulio Cesare, che nel romanzo americano usa queste cose con totale cinismo, mentre la truppa ci crede ancora, o se invece anche lui un po' forse ci crede. Ecco, so che non lo sappiamo, però tu cosa ne pensi? No, io anche in questo caso Scipione è un uomo di confine, un uomo che vive proprio il cambiamento, la trasformazione di un'epoca, anche dal punto di vista della religione, del rapporto dell'individuo con la religione dei padri, insomma la religione politeistica dei padri. Io sono convinto che Scipione ci credesse ancora, per quello che vale la mia convinzione, cioè che non sia soltanto teatro quello che lui fa quando si reca sul Campidoglio a conversare in silenzio con gli dèi, e lo fa in momenti decisivi della sua storia personale e politica. Quindi certamente sa benissimo che questo suo atteggiamento serve a colpire i suoi concittadini, serve a colpire le anime semplici, ma non... Cioè,
leggendo le fonti mi sono convinto che non ci sia un cinismo di fondo, che ci sia ancora un rapporto personale profondo con la religione dei padri. Certamente, essendo colto, essendo un uomo colto, avendo letto i filosofi stoici che ormai parlano di una entità suprema, probabilmente immaginava Giove, Giunone, eccetera, come un modo per far capire al popolo che esisteva qualcosa di superiore, un'entità suprema che non era realmente, poi non si materializzava realmente in quelle figure. Però la sua religiosità ancora c'è, e penso che il suo rapporto con il soprannaturale sia importante, perché poi ci pone molto solo. Cioè, al di là di Gaio Leio, che è un suo amico, poi non ha dei collaboratori, non ha qualcuno con cui parlare, con cui decidere le cose che deve fare. Cioè, fratello purtroppo, e quindi questo suo ritirarsi in solitudine e dialogare con qualcosa di superiore, nella cui esistenza io penso lui credesse, è importante in tutta la sua vita. Senti, solitudine individuale, d'accordo, però al tempo stesso noi siamo abituati a dire gli Scipioni, naturalmente, e non solo per il fatto che in queste gente tutti si chiamavano allo stesso modo, ma gli Scipioni sono una realtà storica. Poi forse al liceo si rischia di vederne di più l'aspetto appunto intellettuale, il circolo degli Scipioni, ma tu fai vedere molto chiaramente che esiste invece una factio, un partito sostanzialmente, no? Degli Scipioni, e c'è la famiglia. Ora, questa famiglia, quello che non ho ben capito è quanto si intrecciano la famiglia e invece la res pubblica, perché di nuovo io dico spesso noi, per errori che sono solo miei invece probabilmente, ma io che non sono uno studioso della Roma repubblicana, mi faccio un po', come dire, abbindolare dalla loro propaganda, per cui per il ceto dirigente romano ovviamente l'interesse pubblico, la cosa pubblica e così via. Dopodiché però questi personaggi che arrivano attraverso ogni sorta di intrigo ad avere il potere, quando poi sono stati nominati comandante di un esercito, se gli fa comodo lasciano il comando al fratello e se ne vanno a fare un'altra cosa. Questo lo fa il papà di Scipione all'inizio della seconda guerra punica, no? Oppure se non possono avere loro l'incarico per ragioni di vincoli politici, lo fanno avere al fratello, e poi però tutti sanno che... Allora, noi nella nostra epoca da poco ci stiamo un po' tornando con le first lady americane che occupano, ma in realtà, diciamo, rispetto a un ideale statuale, il fatto che poi le persone siano intercambiabili con i loro fratelli non dovrebbe tornare, no? E invece Scipione, comandante in Spagna, batte moneta con la propria faccia. Cioè i proconsoli battevano monete e ci mettevano la loro faccia, non un simbolo della res pubblica. Come funziona questo intreccio? Allora, l'intreccio di gens e potere, cioè di struttura familiare allargata e potere nella Roma repubblicana del III secolo è fondamentale. Cioè, i gruppi di potere si organizzano attorno alle gentes, e chiaramente i legami familiari allargati, quindi si può essere cugini del capo della fazione ed essere uno dei suoi uomini di fiducia, non è necessario essere il fratello o il figlio. Sono fondamentali per la gestione della cosa pubblica, effettivamente. E uno dei limiti politici di Scipione è quello di non essere stato in grado di costruire una rete di alleanze solida al di fuori della propria gens. Lui è troppo costretto a guardare nella cerchia dei suoi parenti, effettivamente, dove purtroppo, come accennavi tu prima, il personaggio più in vista negli anni decisivi dopo la fine della seconda guerra punica è Lucio Cornelio Scipione, che non è all'altezza delle responsabilità che deve sostenere. Quindi sicuramente Scipione politico commette l'errore di non guardare al di là dei confini della propria famiglia allargata, che è un errore comune in questo, comunque è un atteggiamento comune in questa fase della storia repubblicana, perché in realtà la gens era numerosa, offriva una serie di sostegni solidi politici, dei clienti che potevano anche prendere le armi dentro Roma e toglierti d'impaccio in caso, no, di guai proprio. Quindi è comprensibile, però è comunque un errore. Non capisce che bisognerebbe in quel momento andare oltre e creare una rete di alleanze al di là della gens Cornelia. Di fronte a lui ci sono altre gentes, appunto, che all'inizio quella dei Fabi, ma insomma se le raccolgono altre,
che sono più pronte a creare un gruppo di potere legato alla tradizione, legato appunto a un'idea dello sviluppo anche della Repubblica, contrario rispetto a quello di Scipione, che si dimostrano più forti. E lui commette un secondo errore gravissimo che un militare non dovrebbe mai commettere, che è quello di sottovalutare il suo nemico. Politicamente lui non si rende conto, dopo la fine della Seconda Guerra Punica, che il gruppo che si sta opponendo a lui ha una forza, una determinazione tali da poterlo mettere davvero in crisi. Direi che queste sono le due, no? Le due grandi mancanze di Scipione politico: sottovalutare i suoi nemici conservatori e fidarsi troppo della sua famiglia. Resta il fatto che un'analisi così approfondita dei meccanismi sia della guerra ma sia della politica della Repubblica Romana ti lascia l'impressione appunto che i romani abbiano fatto allora una straordinaria operazione di costruzione della loro immagine, appunto come la res publica, dove ognuno è abituato a, come dire, considerare l'interesse collettivo più del proprio. Poi si sa naturalmente che ci sono i singoli casi di corruzione, però al tempo stesso si rimane comunque stupiti vedendo le cose che potevano succedere nell'amministrazione romana. Questa vicenda calabrese sarà un caso estremo, ma voi capite che se tu hai un propretore in Calabria, il quale, questo com'è che si chiama, Pleminio, Quinto Pleminio, il quale ruba a mansalva e vessa la popolazione di Locri ed entra in urto con gli ufficiali dello stesso esercito romano di stanza in città, i quali lo contestano, e allora il propretore può far arrestare e frustare due tribuni. E allora i soldati dei tribuni aggrediscono il propretore, gli tagliano il naso. E cos'altro gli tagliano poi? Le orecchie. Le orecchie, ecco. E tuttavia il propretore rimane al potere, riesce a manipolare l'inchiesta che viene fatta, per cui lui dovrebbe mandare a Roma i due tribuni che ha fatto frustare, che vogliono accusarlo, e invece li fa ammazzare. In provincia succedevano delle cose che neanche nell'impero ottomano credo che succedessero a quel livello. Sarà un caso estremo, ma certamente in confronto il fatto che la carriera di Scipione e di suo fratello è rovinata per sempre dal fatto che il fratello non riesce a rendere conto di alcuni milioni che gli erano stati affidati e che non si sa come ha speso, è una cosa secondaria rispetto a ciò che accadeva in altre situazioni, no? Sì, no, il caso che citavi di Quinto Pleminio è forse il caso più intricato e più vergognoso che capiti a Scipione. Scipione non è responsabile, ma comunque per un periodo anche piuttosto lungo la sua immagine è un po' offuscata da questo scandalo, effettivamente. È difficile, anche qui per lo stato delle nostre fonti, capire quanto sia un caso eccezionale o quanto mancasse alle volte il controllo della res pubblica poi, no? sulla periferia. Questo alle volte sfugge, perché certamente il propretore, essendo un magistrato dotato di imperium, laddove ha la responsabilità, ha potere di vita di morte, insomma, può fare un po' quello che vuole, però ci sono dei meccanismi di controllo, infatti poi Pleminio viene punito, insomma. Certamente è un sistema in cui ancora l'iniziativa del singolo dotato di imperium, l'iniziativa del magistrato ha un campo di applicazione molto ampia ed è difficile fermarlo prima che combini dei grossi guai, e infatti neanche Scipione ci riesce. Lui sa benissimo che questo Pleminio è un mezzo delinquente, però non riesce a intervenire in tempo, anche perché è al di fuori della sua giurisdizione. Lui era in Sicilia, la Calabria non rientrava direttamente nella sua giurisdizione, lui collabora all'impresa militare ma non può entrare nel territorio di un altro magistrato e imporre la sua autorità. Qui erano molto precisi i romani, no? L'imperium arrivava fino al confine della tua... Erano molto precisi, però poi invece gli ufficiali che si trovavano nella giurisdizione di quel magistrato non esitano a scatenare i loro uomini e quasi ammazzarlo il magistrato, il quale a sua volta non esita a far ammazzare gli ufficiali. Cioè, quello è un caso anche proprio di contrasto fra due poteri diversi, no? Fra un potere civile e un potere militare, che è impressionante per la violenza con cui si scatena. E di fatto
casi come questo dimostrano quanto la Repubblica Romana in quel periodo scricchiolasse, cioè l'intero edificio costituzionale della Repubblica Romana fosse ormai messo sotto pressione dal suo stesso ingrandirsi oltre l'orizzonte della penisola, e ci fosse bisogno di una riforma, ci fosse bisogno di nuovi meccanismi di gestione del potere locale. Scipione se ne rende conto, non ha il tempo, la forza, la possibilità di intervenire. È chiaramente uno Stato che va riformato perché sta crescendo a dismisura, cioè il passaggio dalla Repubblica appunto peninsulare alla Repubblica imperiale, come io l'ho chiamata, non io per primo, quindi alla Repubblica Mediterranea, avviene troppo in fretta perché le vecchie strutture repubblicane antiche possano reggere questa trasformazione. E Scipione se ne rende conto, lo vede mentre accade, è lui il protagonista di questo cambiamento perché con le sue vittorie lo mette in moto quasi, ma non può, o forse non ha la capacità politica di intervenire per cambiare anche la Costituzione. Io c'era ancora una cosa che ti volevo chiedere, ma forse potremmo, dato che il tempo ormai è pochissimo, prima di tutto vedere se c'è qualche domanda dal pubblico che possiamo privilegiare. Io le porto un microfono. Lei Breccia ha in parte già risposto a quello che vorrei chiedere, e cioè che Scipione è probabilmente l'ultimo grande che crede ancora nella divinità, che è puro. Barbero ha individuato che non è un politico, tant'è vero che quando arriva a Roma si fa fregare insomma dalla situazione politica interna. E questo infatti lui è rimasto nell'inconscio nostro, perché è nel nostro inno italiano, Seneca ne parla, l'unico grande di cui Seneca parla bene del mito che già c'era. Ecco, io credo che Scipione avesse una forte si sentisse protetto dagli dei. Già nella battaglia del Ticino Trebbia riesce a salvare suo padre, a Canne riesce a salvarsi, a Zama va a combattere con le legioni che erano state punite perché erano state sconfitte a Canne, quindi aveva una grande fiducia in se stessa e negli dèi. Ecco, è corretta questa mia visione? Sì, io direi di sì, anche perché nella sua primissima vittoria a Cartagine Nuova lui addirittura dichiara pubblicamente all'esercito la sera prima di andare all'assalto che Nettuno li aiuterà tutti quanti, quindi chiaramente ha questa fiducia in se stesso prima di tutto, anche una fiducia razionale nella sua capacità di condottiero, ma la convinzione di essere un po' un prediletto dagli dèi. Poi certamente, qui vengo alla prima parte della sua domanda, lei ha toccato un punto veramente interessante che meriterebbe forse un altro libro, cioè dopo Scipione c'è una nostalgia di Scipione che continua nel mondo romano, già nel mondo romano antico, e arriva in parte fino a noi. Cioè Scipione viene visto dai posteri come un puro, uno che ha combattuto per il bene comune, ha salvato la Repubblica nel momento più difficile, poi si è tirato indietro, ha fatto un passo indietro quando forse avrebbe potuto, col suo prestigio, col seguito popolare di cui godeva, scatenare una guerra civile e conquistare il potere, quello che farà Cesare appunto due secoli dopo più o meno. Quindi rimane questa nostalgia del grandissimo padre della patria che non volle farsi re, che non volle trasformare violentemente la Costituzione romana. Questo è vero e in parte è un po' il suo limite, perché in quel momento la Costituzione romana aveva già bisogno di essere trasformata, come dicevamo poco fa. Scipione, col suo prestigio, la sua forza anche di trascinamento nei confronti della cittadinanza, avrebbe potuto fare qualcosa di più per cambiare la Costituzione probabilmente. Lui sceglie di tentare delle piccole riforme, ne parlo poi in uno degli ultimi capitoli, di non intervenire con forza sulla Costituzione romana. E questo gli verrà riconosciuto dai posteri, questa nobiltà d'animo, no? Di non aver esasperato delle lotte intestine con il suo prestigio, col suo ruolo. Però ecco, l'altra parte della sua domanda, certamente quello di cui sono rimasto convinto anch'io è che avesse una fede in un qualcosa di superiore di cui lui era da cui lui era in qualche modo favorito, sì. C'è qualche altra domanda? Prego. Poi di leggere.
Salve professore, guardi, più che altro una curiosità su tre episodi della vita di Scipione. Il primo, se salva effettivamente il padre nella guerra in Spagna, e il secondo, se Annibale effettivamente salva i suoi terreni quando dà fuoco a dei terreni lasciando i terreni di Scipione, forse quello era un altro episodio. E l'ultimo invece, se effettivamente c'è stato l'incontro, perché ho sentito fonti differenti in cui proprio logisticamente Scipione non poteva essere nella tenda di Annibale prima della battaglia di Zama. Allora, non è Scipione che va nella tenda di Annibale, allora la questione dell'incontro è la più interessante, direi, anche perché effettivamente è quella più rilevante dal punto di vista storico. Ha suscitato molti dubbi negli storici successivi, ma anche contemporanei, perché sembra troppo bella come scena, troppo teatrale, due grandi condottieri che alla vigilia della battaglia si incontrano, parlano, non dico da amici, ma insomma con molto rispetto reciproco. Però questa scena noi la conosciamo da Polibio, al quale l'ha raccontata Gaio Lelio, insisto, quindi perché Lelio avrebbe dovuto inventare di sana pianta una scena del genere, che invece non ci sono delle difficoltà oggettive, questo non mi risultano. Gli eserciti erano a distanza di 4 miglia, non c'era nessuna difficoltà nel organizzare un incontro di questo tipo. Quindi perché inventare una scena e raccontarla poi a Polibio 50 anni dopo? Io devo dire, la prendo per buona, in quanto la fonte mi sembra attendibile. Il primo episodio, il salvataggio del padre durante la battaglia del Ticino, battaglia poi insomma, quasi una scaramuccia un po' prolungata. Anche in questo caso le notizie che abbiamo dipendono dalla tradizione interna alla famiglia scipionica, e chiaramente ci può essere stato un interesse a inventare un destino eroico per Scipione. Questo ne parlo nel primo capitolo. A Scipione premeva crearsi un'immagine di eroismo militare sul campo di battaglia, quindi salvando il padre, intervenendo a canne quando nel momento della disfatta lui è tra i pochi, no, che ancora vogliono salvare le sorti della Repubblica. Perché? Perché poi dopo la sua leadership, la sua arte del comando sarà antieroica in qualche modo. Ci sarà un comandante razionale che cercherà di mettersi diciamo in mostra soltanto quando serve davvero, di non correre rischi eccessivi, perché la sua responsabilità è di condurre un intero esercito, e sa che se rischia personalmente e se dovesse essere ferito o ucciso, magari un'intera battaglia potrebbe andare a finire male. Quindi ha bisogno di avere alle spalle una memoria eroica, e se la costruisce attraverso questi due episodi, quello appunto del Ticino e di Canne. Che poi sia vero o no, non lo sapremo mai, no? Questa è una delle tante cose che appunto Alessandro tu dicevi non sapremo mai. Sì, però devo dire che tu in questi casi fai un grande lavoro di distinguere episodi che loro avrebbero avuto molti motivi di inventare e episodi che invece non ci sarebbe stato nessun motivo di inventare. Poi no, qualcosa ci può sempre sfuggire, però mi sembra un atteggiamento corretto. Noi quando studiamo questa gente che appunto regolarmente aveva apparizioni degli dèi, sogni miracolosi, eccetera, e ogni volta noi dobbiamo chiederci, ma hanno creduto davvero di vedere il Dio, se l'è sognato davvero, o era comunque obbligato a uscire quel mattino dicendo che l'aveva sognato? Ecco, mentre altri episodi che veramente non hanno questo senso, allora uno dice, ma perché avrebbero dovuto inventarlo? È più facile che il vecchietto, parlando con Polibio, si sia ricordato una cosa che gli era successa davvero. Rimane poi sempre il fatto, come capite, che quasi tutto quello che noi sappiamo delle battaglie di Scipione è perché un singolo testimone che era ormai vecchio, decrepito per l'epoca, cioè 75enne se non sbaglio, ha raccontato a uno straniero in un'altra lingua delle cose successe 50 anni prima, e questo è quello che noi sappiamo, e meno male che lo sappiamo. Ma se no questo libro non poteva essere esattamente essere scritto. Io credo, vedendo la signorina qui, che noi dobbiamo abbiamo spazio per una domanda. Avevo visto però una mano in fondo, quindi mi dispiace per chi l'ha alzata adesso, ma c'era qualcuno laggiù. Chi vuole fare una domanda? Grazie. Ciao Gastone, sono Franco Gavende, ciao, ti saluto. Ti volevo fare una domanda in qualità di storico militare. Io sono arrivato in ritardo, c'era una grande coda all'ingresso, quindi non so se ne avete parlato all'inizio della conferenza.
Ma vorrei un tuo giudizio sulla battaglia di Zara, una battaglia in cui sono scontrati due titani. Secondo te è stato un evento ai Romani perché effettivamente Scipione aveva un genio strategico superiore anche quello di Annibale, o perché con l'età e vari problemi il genio di Annibale si era offuscato, oppure sono intervenuti anche dei fattori assolutamente fortuiti e casuali che possono aver influenzato l'esito della battaglia? Allora, c'è una domanda che meriterebbe un'altra ora di discussione, però cerco di essere preciso. E qui posso citare Giovanni Brizzi, che ne ha parlato a lungo. Secondo Brizzi, che ne sa più di me su Zama, il professor Brizzi, che ha scritto una bellissima biografia di Annibale, Annibale è al meglio della sua forma a Zama, non è assolutamente un generale sul viale del tramonto, fa delle cose geniali, schiera il suo esercito nel modo migliore possibile, distanziando la sua terza linea di veterani e facendolo intervenire al momento opportuno, rischia di vincere, va vicino a vincere Annibale a Zama. Però qual è il problema? È che aveva una debolezza direi decisiva per quello che riguarda la cavalleria. Per una volta la sua cavalleria è talmente inferiore che sa di dover vincere in poche ore, altrimenti torneranno sul campo di battaglia le turme di Lelio e Massinissa, le due ali di cavalleria romana, insomma romana numidica alleata, e lo massacreranno. Sa di avere poche ore di tempo, fa di tutto effettivamente per sfruttarle al meglio. Scipione è più bravo di lui in una sola cosa, cioè nella gestione delle forze, centellinandole al momento giusto, nel modo giusto, nel ritardare l'urto della fanteria scelta di Annibale, nel guadagnare tempo finché la sua cavalleria torna, prende alle spalle la fanteria di Annibale, e a quel punto la battaglia diventa un massacro sostanzialmente, cioè finisce. Quindi direi Annibale era ancora un grande generale, fa tutto quello che era possibile fare. Scipione riesce a usare i vantaggi di cui gode, che sono soprattutto la superiorità nelle ali di cavalleria, dilaziona lo scontro, gestisce bene le sue forze e prevale alla fine per questo motivo, perché riesce a sfruttare spazio-tempo, che poi sono gli elementi sempre decisivi in guerra, in maniera da intrappolare appunto questa fanteria eccezionale di cui Annibale aveva ancora disponibilità e distruggerla. Bene, scoccano le 7 e vi ringrazio.